lunedì, lo sarà per tutto il mese, perché ci sarà un'alternanza di casacche, e presento un camper. La pattuglia piedata, alternativamente con la bici, dipende, insomma, a piedi, sarà presente pure in quest'area, che unitamente alla cosiddetta riserva per emergenze immigrate che sta a Tempe Volpianico, penso che costituisca un ottimo deterrente e comunque un valido piano di prevenzione e di controllo dei presenti. Non vorrei che però si arrivasse ad un'affermazione: straniero seduto su panchina costituisce. Non è così. Noi ieri ne abbiamo accompagnati 8, ma ne abbiamo controllate moltissime di persone straniere munite di regolare permessi di soggiorno. Per me nulla facevano, nulla fanno, nulla emerge al loro carico. Abbiamo accompagnato 8 persone ieri perché non erano in regola con il loro soggiorno, meglio ancora, non hanno neanche contezza della loro situazione amministrativa, tant'è vero che degli 8 solo 2 poi sono risultati in regola, 6 dal confronto con le impronte risultavano richiedenti asilo presso di noi stessi o in altre questure, per cui bisogna attendere, come ben sapete, l'esito delle commissioni.